I dipendenti della società di servizi J-Sit da 2 mesi senza stipendio hanno deciso di scendere in strada con un corteo che ha attraversato tutto il centro della città, con un concentramento a Piazza Croce e un serpentone lungo via Libertà, via Ruggero VII e via Maqueda, sino alla sede del comune in piazza Pretoria. La manifestazione di protesta era stata annunciata 2 giorni fa al termine dell'assemblea che si è tenuta all'Istituto Don Orione di via Pacinotti e che ha visto una spaccatura tra i sindacati. In piazza infatti sono scese le sigle sindacali autonome ALBA, UGL, M, Conflavoratori, CISAL, USB, ASI e CISAS, ma non CGL, CISL e UIL. Ad esasperare gli animi, quello che i sindacati autonomi hanno definito un atteggiamento di immobilismo da parte del comune di fronte al disagio dei lavoratori, in cassa integrazione, che non hanno ricevuto lo stipendio di gennaio e di febbraio. In realtà dal comune una risposta era già arrivata nei giorni scorsi. Secondo il sindaco Orlando, la battuta d'arresto sarebbe stata prodotta dal commissariamento dell'INPS. È proprio dall'istituto di previdenza che si attende la firma che sbloccherebbe le erogazioni, visto che le somme necessarie, spiega ancora il sindaco, sono state già trasferite. Al di là del ritardo nel pagamento degli stipendi, i sindacati continuano però ad esprimere perplessità e preoccupazione sul futuro della società e a chiedere il ritorno al lavoro a tempo pieno di tutti i dipendenti e il rispetto degli accordi sottoscritti con il comune. La motivazione di questa manifestazione non è un problema economico, perché proprio ieri l'INPS ha sottoscritto il contributo economico relativo a questi 6 mesi di cassa integrazione. La manifestazione di oggi è subordinata a trovare uno sbocco che sia quello definitivo per i lavoratori dal 1 luglio, perché confermiamo ufficialmente ancora una volta che le organizzazioni sindacali presenti oggi, come vedete la manifestazione contiene circa 1000 dipendenti della J-SIP, non è d'accordo a sottoscrivere ulteriori periodi che vedano lesi i diritti dei lavoratori e le retribuzioni, perché con 750 euro al mese è impossibile vivere.